Buonasera dal gruppo degli artisti Irpino. Ci troviamo al Godot Art Bistro di Avellino in compagnia di Antonio Vittorio Guarino, che salutiamo. Grazie. E che ha elaborato questo ultimo capitolo, ecco, di poesie, La costellazione dell'assenza, ecco, una presentazione che ha già avuto un grande successo, per esempio a Teora a fine agosto. Certo. Il 20 agosto abbiamo fatto la presentazione a Teora. Abbiamo organizzata, abbiamo strutturata più o meno come sarà qui al Godot stasera, cioè c'è una prima parte di presentazione tradizionale, un colloquio, un'intervista, introdurrà Stella Iasiello, una poetessa che si sta attivando con tutto lo slam, la slam poetry in campagna, e successivamente ci sarà una performance musicale, appunto una commissione tra poesia e musica. Mi accompagnerà Vincenzo Ricciardelli, che ha composto le musiche, tentiamo appunto di portare anche questa formula, questo abbinamento. Sì, esatto, anche perché è anche un modo per riscoprire l'originaria forma della poesia che nasce con la musica. Ecco, da dove nasce questa esigenza di scrivere queste poesie? In questo caso parlando di quest'ultimo libro, diciamo. Ma innanzitutto una questione esperienziale, nel senso che la vita a volte ci porta ad esperire delle situazioni ed il primo livello è un livello di tipo biografico, per cui a partire dalla mia esperienza ho maturato delle considerazioni che poi ho messo in versi. Ovviamente ho cercato di evitare il mero biografismo, proprio perché insomma quello che mi premeva di portare in questa raccolta era più che altro una idea di fondo rispetto alla questione dell'assenza, ovvero che siamo abituati a considerare i momenti di vuoto, i momenti di stasi, i momenti brutti che nella vita ci possono capitare come dei momenti in cui c'è meno vitalità. Quello che voglio dire io invece è che in realtà questi momenti possono essere delle possibilità, e come si dice nelle culture orientali è proprio il vuoto a dare il senso del vaso. Non esisterebbe un vaso se questo vaso fosse totalmente pieno. Quindi credo nel valore strutturante dell'esperienza dell'assenza. Ecco, vogliamo ricordare la pagina Facebook, tutti i contatti dove si può rivolgere. C'è la mia pagina personale, ho un blog di poesie che si chiama Il Beota, blogspot.it, e questi sono i miei riferimenti per quanto riguarda il mondo della rete. Per chi volesse acquistare la costellazione dell'assenza, può rivolgersi direttamente a me contattandomi sulla pagina Facebook, oppure andare sulla pagina dell'editore, in questo caso Fara, l'editore Fara di Rimini, oppure anche in rete può trovarlo su Amazon, le librerie digitali. E ringraziamo Antonio Vittorio Guarino dal gruppo di artisti Irpini. Buonasera. Ti ringrazio.